Grazie Presidente. In genere il ruolo del relatore di minoranza è quello di portare le voci di dissenso rispetto al progetto di legge. Quindi in questo caso è un po' particolare il ruolo del relatore di minoranza proprio quando parliamo di fusioni, perché in sé come movimento la riteniamo un'operazione positiva e importante. In effetti anche in Commissione non si sono rilevati particolari dubbi ed obiezioni. È particolare quindi il ruolo perché l'iniziativa parte proprio seguendo tutto l'iter, quindi l'esplicita volontà dei comuni, delle giunte, dei loro consigli. C'è un'analisi tecnica, a nostro parere, abbastanza ben fatta. Vengono valutate le implicazioni finanziarie, economiche, istituzionali. Segue l'iter della legge e propone il referendum di cui andiamo a decidere oggi. È particolare anche in questo caso perché come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre sostenuto e l'accorpamento dei comuni sotto i 5.000 abitanti, come in questo caso. E quindi, diciamo, questo progetto di legge è vicino a quello che sentiamo. Però proprio per questa difficoltà e in ragione comunque di una piena condivisione del processo di fusione avviato in ambito territoriale, che però diverrà effettivo solo all'esito positivo del referendum, e sottolineiamo che anche qui noi vogliamo il sì in tutti e due i comuni, vorrei concentrare la mia relazione su alcuni aspetti che riteniamo comunque critici. Questa fusione nasce all'interno di un'unione che è nata da parecchio tempo, una delle prime in Italia, che aveva l'obiettivo dichiarato di portare gli 8 comuni alla fusione, l'obiettivo che purtroppo è mancato. Quindi questa fusione e le ipotetiche, dico ipotetiche, che si stanno valutando nel circondario è un po' una sconfitta rispetto a quell'obiettivo alto. La strada giusta, infatti, secondo noi, in quel territorio era quello di finalizzare un progetto di vallata che andasse proprio nella direzione di una fusione del maggior numero dei comuni di quella vallata, proprio perché ciascuno ha un numero di abitanti intorno ai 5.000 o anche meno. Quindi probabilmente una fusione di un maggior numero portava a una maggior sinergia. Quindi auspichiamo intanto che questo sia almeno un primo passo in quella direzione e non segni invece il fallimento di quel progetto. Un'altra criticità che comunque è ben evidenziata all'interno dell'analisi di fattibilità è il diverso regime di pressione tributaria, ad esempio, e all'interno dei due comuni, che quindi comporterà comunque anche una sfida e uno sforzo di uniformazione in transizione per il nuovo comune. Quindi può essere importante concentrarsi un attimo sulla fusione che non c'è, piuttosto sulla fusione di cui parliamo oggi, e quindi anche sul ruolo che la Regione intende adottare per sostenere i processi di rafforzamento istituzionale nel nostro territorio. Aspetti un attimo esterni a questo progetto di legge sul piano formale, ma che sono connessi in modo molto diretto sul piano sostanziale anche a questo specifico progetto di fusione. Proprio perché in questi giorni stiamo discutendo proprio sul progetto di riordino e sugli impatti che questo processo di riordino può avere sui possibili processi di fusione. Le nuove province, le possibili aree vaste, la scelta e la proposta della Giunta di procedere a forti agenzializzazioni di competenze e di funzioni incidono su un assetto istituzionale nel quale i comuni piccoli sono comunque numerosi. Le aree vaste, se quando ci saranno, e le nuove agenzie che la Giunta sta già rafforzando, l'ERGO, intende consolidare, l'ARPA e l'Agenzia Regionale per la Protezione Civile, o addirittura ex novo, l'ARLAV, l'Agenzia del Lavoro, rischiano di essere lontane dai comuni. Così che il processo di semplificazione istituzionale ed amministrativa che auspichiamo, cui ha dato risposta in modo del tutto inadeguato la legge 56, che rappresenta per noi un'occasione mancata, non può certo limitarsi alla sola abolizione delle province, che peraltro non c'è questa abolizione, ma deve proseguire su altri fronti, uno dei quali appunto secondo me deve essere costituito da reali politiche di promozione e di incentivazione delle fusioni di comuni e anche ad una riflessione sulle unioni dei comuni, proprio perché questo ne è un esempio. Una riflessione che in questa corsa a chiudere i progetti di legge velocemente rischiamo di perdere, soprattutto sull'efficacia delle unioni, sulle quali punta fortemente il PDL di riforma.
perché rilevano delle criticità sul piano decisionale. Questi consigli composti di maggioranze, minoranze, variabili, spesso non omogenee, che fanno fatica ad assumere delle decisioni a livello di unione e anche di rappresentanza democratica, perché questi enti di secondo livello, non eletti direttamente per svolgere quel compito, allontanano spesso i processi decisionali dai cittadini. Quindi una riflessione che deve investire sia i contenuti appunto del progetto di legge di riordino istituzionale, sia le prassi quotidiane di relazione con gli enti locali. E anche una riflessione a migliorare il confronto diretto con i cittadini, proprio ad esempio con l'istituto del referendum. A me piacerebbe che questa abitudine ai referendum consultivi fosse non solo in questi casi di fusione, ma fosse più ampia negli statuti comunali. Un'ultima considerazione che faccio, sempre riguardo al riordino istituzionale, è quella che appare anche in questo progetto di legge di fusione quando si parla di osservatorio regionale e si fa sempre riferimento all'istituzione dell'osservatorio regionale della legge numero 1 del 2013 quando fu istituito il comune di Valsamoggia. Probabilmente nel progetto di riordino questo refuso, diciamo, va eliminato prevedendo l'istituzione dell'osservatorio in un contesto più ampio all'interno del riordino, non di una legge particolare. Grazie.